Per fare questo libro, vabbè, prima di tutto era essenziale, perché l'Italia non può andare avanti con questo livello di inglese quando... Prego? Ah, Diari degli Angeli, sorry, sorry. So five years like that, you know. Ok, Diari degli Angeli invece. Ok, è tutto cominciato quando ero con degli amici inglesi. È uno, noi facciamo questo gioco spesso quando siamo insieme con la birra, cosa faresti se? E uno aveva visto Il senso della vita di Monty Python e ha detto, parlava della scena quando l'angelo della morte ha bussato sulla porta e ha portato via tutta la gente che c'era dentro. E la domanda tra amici era, se l'angelo della morte ti bussa sulla porta, tu lo apri, lo vedi, e puoi dire una frase, cosa diresti? E mia risposta era, non mi spiace, il 32 è di là. E loro hanno riso e poi ho fatto un'altra 3-4 alternativi a cosa direi all'angelo della morte. Ma dopo ci pensavo a questa figura della morte e in una maniera un po' più profondamente. Mettendomi nei suoi panni, diciamo, e cominciavo a pensare a come avrebbe visto la storia dell'umanità l'angelo della morte. Lui ha portato tutti i personaggi storici dalla terra all'inferno. E allora ci sono i suoi diari degli angeli, ci sono i diari anche degli angeli del paradiso, chiaramente. Però è tutto cominciando da come lui vede l'umanità. Quindi c'è comicità ovviamente perché cioè, lui ha portato le persone storici like Napoleon, Hitler, Jim Morrison, eccetera. Però poi è diventato più profondo in quanto lui riusciva a vedere noi, esseri umani, da fuori. E poi le domande importanti cominciavano a nascere, tipo il bene, il male. Il paradiso e l'inferno e l'Apocalisse. Infatti il libro comincia in un periodo poco prima dell'Apocalisse, quindi come si preparano gli angeli e come si preparano i demoni, che i demoni li vedo come angeli senza amore, per questa battaglia finale e cosa c'entriamo noi in mezzo e cosa succederà. E quindi è diventato un libro veramente importante per me. Mi sono chiuso dentro casa per tanti mesi e vedevo angeli e demoni ovunque. C'è molto drama, c'è comicità, e c'è molto filosofia anche. È importantissimo per me questa cosa. È molto originale, sicuro. Perché è l'Apocalisse come vedo io, ma parla alla fine di amore, la mancanza di amore, e noi, esseri umani, visto dagli altri, non è facile. Comunque sono molto fiducioso che le pochissime persone che l'hanno letto fino adesso sono rimasti estremamente colpiti. E hanno tutti paura di me adesso. ancora più di prima. The Diaries of the Angels, i diari degli angeli. That's what it is.